Un saluto Lolo e bentornato ai nostri microfoni, ciao! Ciao ragazzi, grazie per lo spazio. Ma guarda, grazie a te anche perché finalmente ci ritroviamo e tra l'altro abbiamo atteso questo nuovo progetto, è vero, solamente un anno, ma sembra veramente passato parecchio tempo perché vedo che c'è una consapevolezza completamente diversa. Tu come ti approcci a questo nuovo lavoro? C'è una consapevolezza diversa. C'è stato tanto lavoro sotto la superficie durante i lockdown. E adesso stiamo piano piano venendo fuori, mettendo il muso fuori come gli alligatori, ma degli alligatori evoluti, diciamo, perché ho lavorato tanto su me stesso, ho lavorato tanto sul concetto di apertura, e questo significa un'apertura molteplice, apertura verso la scena. Questo è sicuramente il mio progetto più vario dal punto di vista delle collaborazioni e dal punto di vista degli stili musicali, e anche apertura nei confronti del pubblico, nel raccontarmi, ma anche apertura nei confronti di me stesso, perché con una trovata tranquillità è più facile guardarsi dentro nella scrittura con più coraggio, con più consapevolezza e con più coraggio, trovando anche la forza di raccontarsi in dei modi che non sempre ti fanno piacere lì per lì, perché a volte è così, perché a volte per raccontare qualcosa di scomodo per te devi anche soffrire nel farlo, ecco. Ma io da questa maggiore stabilità ho trovato il coraggio di far vedere anche questo lato, ma questo lato in una maniera umana, non sempre filtrato dalla rabbia o da tutti quei sentimenti giusti, ma se vogliamo anche un po' di cliché, la rivalsa del rap e tutto. Ho cercato di parlare di cose che non ho ancora finito di affrontare, per mettere il pubblico sulla mia stessa lunghezza d'onda e raccontarmi in prima persona. Ma secondo te, in percentuale, questo è un disco più per te stesso o più per il pubblico? Caspita, mi metti in crisi. Perché guarda, io ascoltandolo mi sono posto poi questa domanda, perché sento che c'è comunque una tua volontà proprio di metterti in prima persona, di parlare di te stesso, eccetera. Ma quanto c'è invece di brano, di disco creato per il pubblico? Perché per esempio nella traccia che apre il progetto, secondo me in qualche modo c'è una volontà di arrivare al pubblico. Dici? Secondo me almeno sulla prima traccia sì, poi lo vedo molto più personale. Guarda, invece io penso che il lato di analisi introspettiva e personale sì. Sia per assurdo, forse è un viaggio che mi sto facendo, però io credo in questo viaggio, io credo che sia l'aspetto più relatable per le persone, perché è un'analisi talmente spogliata di ogni tipo di filtro ego che in realtà è insicurezza, cliché autocelebrativi da rap, è talmente lì messo com'è che non appaio più irraggiungibile come tipologia di persona. Sicuramente si vede che sono una persona particolare, allo stesso modo puoi trovare tantissime delle mie difficoltà nella tua vita, e io credo che questa cosa faccia scendere, non abbassandone il valore, ma faccia scendere l'artista dal piedistallo, riporti le cose al vero stato. Cioè, io sto parlando ai miei simili e sto parlando a delle persone in cui io credo, partendo da un messaggio positivo in cui io vedo una capacità di comprendermi. Mi piace questa chiave di lettura, in effetti, beh, era quello proprio che volevo sentire, era curioso di capire effettivamente. Allo stesso modo c'è il togliersi. C'è anche però la consapevolezza che il mio pubblico vuole me, non vuole una versione edulcorata di me, una versione che li prenda per il culo, una versione resa più vendibile. Quindi c'è anche il dire, sì, mi tolgo il sassolino nella scarpa, faccio la punchline su TJ Lane, che era un imbecille, assolutamente non merita di essere nominato in nessuna canzone. Però mi piaceva andare a toccare quella cosa lì, alla Giulio, mi piaceva andare a metterlo insieme a delle cose che non c'entravano niente. Quindi levandomi queste soddisfazioni, la gente può veramente, secondo me, percepire la natura, quella più infiammabile. Ma l'aspetto in cui veramente credo si possano riconoscere è quello più personale, più intimo. Certo. Beh, ma in tutto questo invece che ruolo ha la tracklist? Perché io ho trovato una certa linearità. Tracklist l'ho fatto insieme al mio manager, e secondo me è molto utile questo ordine delle canzoni. La mia grande paura, arrivato verso la fase finale di questo album, lo accennavo prima nella conferenza, era la schizofrenia del progetto. Cioè che, vista la duttilità artistica, visto il volersi mettere
su più piattaforme, su più generi musicali, le persone dicessero: ok, questo qui si è calato un trip, che cosa sta facendo? Prima la roba iper dark, poi arriva con il pezzo con le sonorità disco. In realtà c'è questo trade union che è il mio sguardo, che è la mia lente di ingrandimento, che è il mio filtro, che collega tutto, che dà a tutto l'identità e il concept della mia visione. Ci sono dei gimmicks all'interno della tracklist, per esempio la chiusura, urlo d'aiuto, tematicamente non è una chiusura, va a aprire un'altra porta. Se vogliamo, su un'analisi ancora più da vicino, il primo brano si chiama come si dovrebbe chiamare l'ultimo brano, che è Discorso d'addio, e qua ti fa vedere in parte questa follia, questi momenti di disfattismo che si compensano invece con momenti di grande sicurezza. E poi c'è anche questa invenzione, no? La semi-title track, che è in terza persona, che va a combaciare, barra non combaciare, con in prima persona. E questo nasce un po' da questo gioco che ho cominciato a fare in bagno, sulle mattonelle del bagno, il trick della prima e della terza persona, di passare da un periodo in cui ti vedevi dall'alto, a un certo punto, this is me, non riconoscere le proprie mani, quel senso di spersonalizzazione. In questo modo, da questi gimmicks, da questa confusione, volevamo dare un po' il senso al pubblico di perdersi, di non capire, di non ritrovarsi subito, ma non ritrovarsi per arrivare veramente all'obiettivo in fondo, di accettare i dubbi, accettare le incertezze e portarli sulla strada. Certo. E in tutto questo, appunto, tu hai già nominato anche il pezzo Discorso d'addio, dove parli di te guardandoti alle spalle, ma dove c'è anche un messaggio nei confronti della scena. Tu come ti poni oggi nei confronti della scena rap? Fatto il discorso d'addio, dice così. In realtà, ripeto, a me la scena piace, questo ti fa vedere quanto io non sia assolutamente degno della divisione real e fake, proprio non. No. Ma comunque, a me la scena piace molto, mi piace la diversità e devo dire, mi piace anche il fatto con la sensazione che non ci sia nessuno che stia insistendo sugli aspetti su cui sto insistendo io. Quindi sento assolutamente la mia unicità all'interno, eppure sento di avere tantissimo da prendere in positivo. Per esempio, se uno va a confrontare tutti i progetti artistici di adesso rispetto ai progetti artistici di qualche anno fa, io sono molto attento a tutto l'aspetto estetico, dai vestiti che mi piacciono all'estetica in un video, a come un disco possa essere trasportato a livello estetico in uno show, nelle grafiche di Instagram, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, che detto così può sembrare superficiale, invece non c'è niente di superficiale, è un lavoro artistico. Il disco ormai si ramifica. Per me è scrivere qualcosa di legato al disco, anche quando scrivo le caption per Instagram, perché tutta la mia comunicazione deve essere personale. Da questo punto di vista della personalizzazione, dell'estetica, vedo tantissimi passi avanti, abbastanza dal lavoro che sta facendo Mahmood, poi vabbè, io sono fan suo, dal Certo. punto di vista è eccezionale, infatti l'ho beccato in giro a Buffo la settimana scorsa e tutto, e gliel'ho detto, e quindi è sicuramente uno stimolo, e soprattutto è uno stimolo vedere quello che c'è intorno, che mi porta a voler lavorare e a voler migliorare, proprio secondo me sugli aspetti dove sono ancora più debole. Perché per carità, la scrittura ci sarà sempre, ma il lavoro che sto facendo in questo periodo sui ritornelli, il lavoro che sto facendo in questo periodo sulla varietà e sull'identità musicale è quello che sta dando il di più. Assolutamente. Senti, tu hai parlato anche di In terza persona, che credo che sia il brano in assoluto più personale del disco, ma per te cosa rappresenta? Non parlo di. L'idea era scrivere sulla depressione, parlato, no, delle somiglianze con il pianeta di Trillafon, il Certo. racconto di Wallace eccezionale. Io in realtà parlo di paralisi psichica. Diciamo, io mi sento iperfunzionante la maggior parte del tempo. Sono sempre iperfunzionante, tranne quando divento ipofunzionante, che è quando qualcosa va storto nella testa o negli avvenimenti, nei fatti, e ti blocchi. Perché c'è qualcosa che ti fa incazzare e quindi ti blocchi, non riesci ad andare avanti, non riesci ad andare indietro, a aggiustare, sei soltanto lì in mezzo a smattare oppure a preoccuparti oppure a deprimerti. E questo ti riporta a questa immobilità, no? Il piano A, il piano B, tu che consideri tutte le varie possibilità perché te ne vengono fuori tantissime per poi restare fermo. Quindi più che di depressione volevo parlare di malessere e di paralisi. E volevo anche, ricreando quell'atmosfera e circoscrivendola e raccontandola,
aiutare le persone a uscirne in una maniera implicita. Sono cose grosse, sono cose dove è giusto farsi ispirare da qualcuno, ma poi il problema a queste cose li risolviamo da soli. E certo. Questo brano può aiutarti a farti vedere che una determinata condizione non è solo tua, sicuramente è solo tua e ti rende speciale, ma ci sono tante persone che possono capire. Ma c'è una connessione con Piove sul Duomo? Sì. È simile lo stato d'animo, però Piove sul Duomo è più triste. Sì. Piove sul Duomo è triste, triste, triste. Non c'è quella volontà di sperare, manca forse proprio quel mood di speranza dove comunque io sono la prima persona. Infatti è precedente, è la cosa più vecchia del disco, mi piace molto, però è ancora in alcune parti imbrigliata a una cupezza. Ha una cupezza a volte non sempre circoscrivibile, non sempre giustificato, a volte un po' invalidante. È molto poetico per questo, secondo me, almeno a me piace questo mood, amo la drammaticità, però il lavoro che c'è, per esempio, su In terza persona si vede assolutamente che è un'analisi più dinamica e più conscia del malessere di una persona che comincia a radunare gli strumenti per analizzare e per contrastare quello che gli sta accadendo. Molto bene, senti, beh, un altro pezzo fortissimo, chiaramente La meglio gioventù, e tra l'altro colpisce anche quello che è lo stesso modus operandi con J-Ax. Ma qual è il punto di contatto fra la vostra scrittura? Per me, ripeto, ci sono dei suoi classici, delle sue frasi. Vogliamo lo tsunami sull'isola dei famosi. Milano in mano ai pazzi, ce la Moratti, ragazzi, cioè, non lo so, tutta snob, il concetto di snob. Io quando ero ragazzino ed ero arrabbiato, mettevo snob e dicevo io mi chiudo nel privé e vi cancello a tutti il timbro, cioè vi levate tutti dal cazzo. Questa cosa di dire io non ho la nobiltà, io me la sono data da solo, io mi sono messo qua e quindi che cazzo volete? Anche questo anti-intellettualismo. Io da una parte amo gli intellettuali, dall'altra odio la mentalità borghese in quanto figlio della borghesia. Cioè, veramente mi sembrava pieno di acume, pieno di tagli, di liriche taglienti, che è la cosa, la sharpness, è la cosa che io cerco di più in assoluto. Quindi tanto di collegamento, secondo me, c'è nel mio tentativo, ispirandomi alle meraviglie che ha fatto lui, di raccontare in maniera ironica, cinica, critica, ma innamorata la mia generazione. Fantastico. Senti, l'ultima domanda è legata ai tuoi brani del passato. Cosa provi quando li riascolti? Hai qualche sensazione particolare? Quando li mettono, una grossa sensazione di fastidio. Devi mettere le ultime cose, perché no? Che sai cosa? Per un rapper come me, la cosa migliore che ho fatto è sempre la mia ultima strofa. Sempre, ma proprio incontrovertibilmente. Di solito le persone, mi è successo ieri al bar, il bar dove vado io sempre a mangiare, a un certo punto mi hanno messo la canzone così, e allora la prima cosa è no, oddio che palle, dovete morire, no, oddio, lo odio così, ma a un certo punto sento qualche rima e faccio vabbè, comunque, cioè alla fine reppavo. Questa qua di solito è la visione, una specie di autocritica disinteressata, come se fossi Tabitha Dickinson di me stesso, la critica di Birdman. La verità è che sono fiero di tutto. Allora, da una parte sono fiero di tutto quello che ho fatto artisticamente, di tutto quello che ho scritto, non riscriverei una rima. Dall'altra parte mi sento ancora lontanissimo dalla mia forma definitiva. Cioè, le canzoni, le migliori canzoni che farò sono alla fine di questo percorso. E io amo quello che sto facendo adesso, eppure non riesco mai a sentire qualcosa di mio e a vederla come, ok, questo sono io in maniera definitiva. Forse è un bene così, almeno mio papà dice che è un bene così, questo continuo inseguimento. Di certo non vivi bene, però forse per il lavoro è un bene. Ci sta. Senti, io non posso che ringraziarti, ti auguro buona musica e a prestissimo. Grazie mille, ci vediamo presto, spero dal vivo, a presto.